Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Oggi siamo qui per parlare della sfida di John Cena che inizierà tra pochissimo, tra forse un'oretta per voi, probabile. E praticamente volevo fare una lista completa delle mappe e andarle a vedere un attimo, a studiare insieme, perché ci sono anche i modificatori di SpongeBob, quindi bisogna stare attenti. Ovviamente ragazzi, questa sfida non ha perdite, vuol dire che potete riprovare quante volte volete, quindi alla fine la completate per forza. Vi regala 1500 verdoni e ripeto, ci sono i modificatori, quindi tanta tanta roba. Ma andiamo a vedere una per una le mappe di questa sfida, che per voi si attiverà tra poco. E ovviamente andiamo a vedere anche quali sono le squadre per ogni mappa con più vittorie, quindi ovviamente le migliori squadre per ogni tipo, in questo caso anche con il modificatore assurdo. Quindi andiamolo a vedere insieme. Si parte con una bella KO, ovviamente la KO in questo caso in inglese si chiama Depend, dovrebbe essere lei, sì, perfetto. E praticamente che cosa è? Una mappa con diversa acqua ai lati, con una parte centrale con cespuglio, con le spine e dei muretti laterali. Quindi ovviamente qui sono favoriti tutti quei brawler che hanno o lunga distanza o possibilità di movimento anche sull'acqua. In questo caso le tre squadre migliori, Mandy, Nani, Piper, Byron, Nani, Piper e Angelo, Nani, Piper, hanno effettivamente tutte queste dinamiche. La Piper ha il tiro lungo col tiro curvo e con l'abilità appunto aggiunta da SpongeBob. Stessa cosa Nani, stessa cosa Mandy, che c'ha il tiro lungo, c'ha l'abilità presa ugualmente dall'evento e ovviamente anche dei tiri diretti e secchi che possono colpire oltre il muro senza problemi. Nel team secondario invece c'è anche Byron, che ha la cura e che può colpire anche oltre muro con il gadget apposito. Nell'ultima, nella terza posizione, abbiamo Angelo, che può passare tranquillamente dalle parti d'acqua laterali, quindi effettivamente una mappa molto aperta, raggio lungo è la miglior cosa. Quindi la prima KO ce la siamo vista. Andiamoci a vedere la Raffa Gem, che in inglese si chiama Double Swoosh, sicuramente la conoscete molto bene. È una mappa dove spesso si utilizzano dei tank, ma in questo caso le tre squadre migliori per questa mappa sono Mortis Surge Tara, Mortis Sandy Surge, Corvo Mortis Surge. Per quale motivo? Allora, il motivo è molto semplice. Ovviamente la parte centrale è scoperta completamente, Sandy con l'abilità quella lì che si stelta e fa danni al secondo mostra dove sono messi gli avversari e vi crea un vantaggio in più, il Mortis può fare il caricone direttamente nelle zone perché sono solo quelle, quindi effettivamente va sparato sul punto, lo potete trovare solo lì l'avversario perché si nasconderà per tutto il tempo nel cespuglio. Stessa cosa Corvo, Corvo ha la caratteristica che colpendo avvelena e per tutto il tempo che è avvelenato l'avversario lo potete trovare all'interno dei cespugli, quindi fa lo stesso un'ottima ricerca. Stessa cosa con la Super, quando si tuffa al centro avvelena tutte le zone intorno, quindi vengono scoperti tutti gli avversari con molta tranquillità. Tara stessa cosa, perché il suo omino, se non è messo in modalità cura, va ad inseguire all'interno dei cespugli gli avversari, quindi vi fa vedere effettivamente dove sono. Stessa cosa Energetic, in questo caso è comodo per il tiro lungo caricato, è comodo perché i colpi rimbalzano in quella maniera particolare che riesce a prendere un'area maggiore, quindi riesce a colpire bene l'avversario. È comodo anche perché sia per attaccare che per scappare può jumpare i muretti centrali. Quindi se c'è un avversario dall'altra parte del muretto che sta andando a prendere gemma, voi potete saltare in collo, ucciderlo e scappare con le gemme. Benissimo. Ovviamente avete tutti i potenziamenti. Mortis ha i potenziamenti di SpongeBob, quindi tantissima roba. Può fare la kill secchissima. Non mi ricordo Sandy che abilità ha. Corvo lo stesso ha la kill assicurata, quindi se uno degli avversari scappa nel cespuglio, morirà magari per il veleno con la kill con la palettina. Stessa cosa, Energetic ha l'abilità sua potenziata, quindi effettivamente sono delle situazioni molto particolari. A Raffa Gem erano queste. Adesso siamo alla Ricercati. La Ricercati si chiama Shopping Star. No, Shooting Star, scusate. Ho detto male, Shopping è pazzesco. Ok, allora è un'altra mappa con tantissimi vuoti, con due mura indistruttibili centrali.
Ovviamente, stessa cosa per la situazione precedente, essendo una ovviamente ricercati, bisogna fare più kill possibile e cercare di sopravvivere più possibile. In questo caso abbiamo la Piper Long Range, stessa cosa perché in diagonale riesce a colpire fino all'avversario. I due cespugli laterali sono effettivamente molto gestibili, quelli centrali un po' meno. Infatti, nella prima squadra che ha fatto 690 vittorie di media totale, c'è il Dynamite perché può sfruttare effettivamente il muretto centrale indistruttibile e colpire direttamente dietro a loro. E in più può anche jumpare via utilizzando le bombe sotto i piedi. Quindi, se trova degli avversari che possono dar fastidio, se ne può andare. Stessa cosa Colt, la comodità con l'abilità ovviamente di SpongeBob è che c'è il tiro curvo. Un Colt col tiro curvo in una situazione con quei muretti là. Secondo me, alziamo le mani, è vinta. Il Leon in questo caso sta nella terza posizione perché effettivamente se non si sa utilizzare bene non porta alla vittoria perché c'è bisogno di uno stealth, una sicurezza nel combattere e la possibilità di fuga. Sicuramente io preferisco una bella Piper. Il Brock sinceramente può essere comodo per distruggere qualche copertura avversaria, quindi può essere stato utilizzato per quello. Effettivamente gli leva i cespugli a fianco al laghetto, gli leva le mura sulla destra, quindi abbiamo più spazio per colpire con la Piper e col Colt col tiro curvo. Ok? Quindi con i potenziamenti dell'evento, secondo me ne vale la pena. Ovviamente dipende pure i potenziamenti a che livello ce l'avete, perché troverete gente dall'altro lato che non sappiamo a che livello sta con i potenziamenti. Potrebbe aver shoppato tutto e averli tutti al 3. Allora andiamo avanti. Dominio. La mappa dominio in questo caso, Parallel Place, quindi ovviamente gioco parallelo. Abbiamo due zone da catturare. Ovviamente in questa situazione abbiamo da governarci dietro alle mura indistruttibili. Quindi i modi migliori sono appunto dei jumper che si possono mettere dietro muro, perché in quella maniera loro possono sia difendere saltando oltre muro, sia attaccare oltre muro quegli avversari che si metteranno sicuramente in quella posizione. Stessa cosa l'Edgar, infatti se vediamo i primi tre, le prime tre squadre, nella prima posizione abbiamo Dynamite, Edgar e Energetic. Per quale motivo? Perché il Dynamite colpisce oltre muro, ovviamente oltre a colpire oltre muro può saltare il muro tranquillamente tirandosi bombe sotto i piedi per scappare. Stessa cosa, può direttamente dalla zona dove spawna tirare una bomba che stunna e eliminare gli avversari. Ovviamente senza rompere muro indistruttibile, dove ci si può nascondere. L'Edgar, a differenza, appunto, ha il jump, che si va appunto a combattere sia in attacco contro la squadra avversaria, sia in difesa contro quelli che separano dietro muro per sopravvivere. Stessa cosa, Energetic, si carica i colpi, fa il jumpino, salta oltre muro, elimina. Ok? Sono le squadre migliori per non farsi bloccare. Vabbè, la Bibi sappiamo che è comodissima in dominio perché butta fuori dalla zona gli avversari. E in questa mappa che c'ha tante mura fatte ad angolo, il rimbalzo della sua super può essere una buona scelta. Larry e Lowry, stessa cosa, alla situazione. In realtà sotto c'è anche Mo, che è il nuovo topolino. Perché il topolino in questa situazione si può tuffare oltre i muro perché passa sotto. E può passare anche a lunga distanza fino ad arrivare direttamente al centro della dominio. Larry e Lori, stessa cosa, lanciano oltre muro il colpo, può evocare il secondo personaggio, il doppione, oltre muro, quindi significa che dà fastidio all'avversario in due modi e quindi rimane sempre in difesa lui, non gli frega niente, resta dietro muro, però intanto mena. Allora, interessante, andiamo a vedere l'ultima mappa, in questo caso della lista che abbiamo, la rapina. La rapina di questa giornata si chiama Secret and Mystery. Ok, segreti e misteri. Una mappa lunghissima, tre linee. Effettivamente si dividono appunto per line, in questo caso i tre personaggi che andremo a scegliere. Ovviamente le parti laterali sono comode, specialmente al prima squadra. Guardate chi c'è sta, c'è Beryl. Beryl con la doppia rotellata, in questo caso se la diverte parecchio. Può fare in due maniere, o si mette centrale sui cespugli e sfrutta anche il pezzo d'acqua, quindi allunga leggermente la sua corsa e quindi va dritto sulla cassa, oppure lo metti in diagonale sulla sinistra e poi punta al centro. Ok? Sono le due line migliori. Stessa cosa, il topolino ovviamente è buono anche centrale, perché il topolino con la carica o la super passa sotto i muri, quindi effettivamente voi mettete centrale in diagonale.
fate i colpi sull'avversario. Quando vi siete stufati, ve tuffate direttamente sulla cassaforte. Proprio diretti. Gli passate sotto cassaforte. O e poi dopo, come seconda, ovviamente, guarda che abbiamo il corvo, perché come sappiamo il corvo, se si tuffa con la super e con l'abilità overdrive attiva sopra la cassa, fa dei danni micidiali, la butta immediatamente giù. Quindi notte l'avete smezzata la cassa, una bella super caricata con l'overdrive, spam. Allora, altra cosa, il Colt ovviamente in questa situazione, specialmente con le abilità dell'aggiornamento di SpongeBob, quindi quella dell'evento attuale, effettivamente abbiamo il Colt che fa il tiro curvo, quindi tanta roba. Abbiamo il Corvo che fa Shot, quindi oltre che fare il jump sulla cassa, magari poter uccidere pure quelli che ci stanno intorno. Abbiamo il Topolino, oddio, il Topolino non mi ricordo l'abilità anche perché non l'ho ancora sbloccata. E stessa cosa con Colette, se non erro c'ha la carica, non c'ha il tiro curvo, dovrebbe avere la carica, ok? E quindi tantissima roba, ovviamente la torretta della Jessie, seconda e terza posizione, per forza, perché voi la tirate da dietro muretto e colpisce con l'abilità attivata dell'overdrive sulla torre, tanta roba. Stessa cosa, il colpo rimbalzante prende sia la cassa, oppure rimbalza sul nemico e va a finire sulla cassa. Quindi la situazione è molto interessante, specialmente quella di utilizzare il barrel, secondo me prenderò spunto. Allora, questa era la lista completa. Abbiamo fatto appunto un recap completo di tutte le mappe. Queste sono le migliori squadre da utilizzare per queste mappe. Ovviamente ricordate i loro potenziamenti. Quindi Colt tiro curvo, ovviamente il Barrel con l'hamburger. Scegliete i brawler anche in base alle abilità migliori che avete. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag #BroStars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e buona fortuna per la sfida.